Si ritiene soddisfatto di questo risultato o magari si poteva tentare addirittura qualcosa di più, cominciare con 3 punti? No, sono felice così. Sono felice perché io ho sempre pensato che pareggiare fuori casa e cercare di fare di più in casa, forse negli anni passati per me era molto più semplice ragionare in questo modo perché gli obiettivi erano un po' diversi. Quest'anno noi dobbiamo raccimolare punti ovunque e sapendo anche che abbiamo un inizio di campionato dopo questa partita Juventus-Roma, Lecce, Cagliari, noi non dobbiamo pensare più in là della partita che dobbiamo fare. Oggi era importante partire col piede giusto, dare l'impronta e un'impressione anche ai nostri tifosi, alla nostra città, che possono contare su un gruppo di ragazzi straordinari che per la prima volta li vedevano fuori casa in una partita ufficiale e secondo me sono stati davvero straordinari. Che Catania si è trovato davanti? Catania che mi aspettavo, ma che comunque sapevo che potevano trovare difficoltà proprio per il nostro modo di poterli aspettare. Noi li abbiamo aspettati sempre sulla nostra tre quarti per poi poter ripartire chiudendo gli spazi agli inserimenti dei due centrocampisti che avevano loro. Abbiamo lavorato bene, abbiamo lasciato penso pochissimo sotto l'aspetto delle occasioni e questa secondo me è la cosa più importante. Poi sono felice per il punto preso qui a Catania.